Omar, un grosso rammarico perché al 90esimo la palla di Glick che poteva valere la vittoria per voi e poi un paio di minuti più tardi il gol vittoria della Roma. Sì, anche oggi come contro il Napoli abbiamo preso quella all'ultimo minuto. Si spiace molto, però come ci ha detto il mister dopo la partita dobbiamo essere soddisfatti della prestazione. E abbiamo messo un po' in difficoltà la Roma in casa sua, che è una squadra fortissima, però ci dispiace molto per il gol all'ultimo minuto. Senti, tanti complimenti ricevuti anche stasera, però non si sono tradotti in punti. Cosa secondo te non ha funzionato nonostante la buona prova che avete fatto qui? Non lo so, un po' di concretezza davanti alla porta, un po' di fortuna, un po' di tutto, un momento un po' così. Perché questi ultimi mesi abbiamo avuto tante sconfitte. Quella meritata, secondo me, l'unica meritata è stata quella contro il Bologna, che abbiamo giocato veramente male. Però le altre penso che la prestazione c'è sempre stata. C'è pensato un po' Garcia a rendere questa vigilia un po' più calda, ha parlato della gara di andata e anche oggi era molto, abbiamo visto, molto agitato ed esultare tantissimo alla fine. Questo vi ha creato problemi durante la partita? Avete avuto l'impressione di una gara un po' più nervosa del solito in campo? No, manco l'ho visto. Io non l'ho visto esultare. Forse le dichiarazioni che ha fatto il giorno prima, che ha fatto ieri, le abbiamo lette. È ovvio che dirlo proprio contro di noi, che quest'anno di errori arbitrali ne abbiamo avuti tanti, però vabbè, le lasciamo dire quello che vuole, tanto noi siamo concentrati sul nostro di lavoro. Io qua a Torino sto benissimo, poi a fine stagione saranno le società a mettersi d'accordo. Se il Torino vuole tenermi e crede in me, sono disposto a rimanere.